Secondo me, anzi, eravamo preparate a un avversario di livello e devo dire che quest'anno tutte le squadre che incontriamo settimana dopo settimana ci aspettiamo sempre un po' anche un'incognita, ma preferiamo magari sopravvalutarle piuttosto che sottovalutarle, anche perché abbiamo imparato la lezione con Altavilla, abbiamo visto che era una squadra giovane e poi invece abbiamo imparato che non per forza l'età fa la differenza. E il problema di oggi secondo me sono stati gli errori che abbiamo fatto, soprattutto in attacco, magari si potevano fare più scelte tattiche invece che di forza, come ci diceva il nostro secondo allenatore, tendevamo sempre a voler chiudere subito il punto invece che magari cercare anche un aiuto da parte loro e è andata come è andata. Anche loro hanno fatto degli errori, però sono stati più bravi a gestire le situazioni più importanti di noi. Sì, ha difeso più di noi, c'è stata anche un po' sicuramente di fortuna su alcune palle perché erano, come si suol dire, al posto giusto nel momento giusto e sicuramente sì, avevano anche magari delle giuste competenze in difesa e oggi si è visto che noi spesso ci scontravamo su dei palloni incerti, sicuramente dovremmo trovare un po' un equilibrio anche da quel punto di vista, comunque siamo una squadra nuova e non conosciamo bene ancora le nostre posizioni, come ci muoviamo in campo e quindi fa sicuramente la differenza. Certamente, ci si spera sempre, perché insomma non è mai finita fin quando non si vincono tre set. Eravamo sì stanche, però comunque vedevo che eravamo anche molto tese, sicuramente anche quello non ha giocato troppo a nostro favore, però avremmo avuto la forza di andare avanti, hanno avuto la meglio, ma sì, tanti errori, avremmo potuto fare di meglio, un atteggiamento migliore, ma non abbiamo perso contro una squadretta, abbiamo perso con una squadra con la S maiuscola, secondo me. Assolutamente, sì, abbiamo visto dei video, ma dai video non si capisce mai bene la statura delle persone e siamo trovati davanti questa squadra molto alta. Noi centimetri non è il nostro punto di forza e devo dire che secondo me oggi l'abbiamo un po' sentito. Le prime due partite sono andate bene, siamo state motivate, in palestra secondo me ci alleniamo molto bene e insomma ogni settimana troviamo delle avversarie diverse, può andare bene come è andata fino ad ora, può andare come oggi, ma... Sì, sono molto contenta anche perché io vengo da una carriera da centrale, diciamo che è diciamo, il secondo anno che gioco da opposto, quindi devo ancora prenderci la mano delle misure del campo, anch'io ho fatto i miei diversi errori sicuramente, però insomma alla fine si impara a giocare veramente sul campo, l'allenamento è sempre tutto sproporzionato. C'è grande equilibrio secondo me, sì, io è il primo anno che faccio un campionato di B2 perché vengo da una B1 e eravamo sempre una squadra giovane che puntavamo soprattutto alla salvezza, quest'anno invece secondo me si può puntare a qualcosa anche di meglio perché il livello è assolutamente alla nostra portata e sappiamo fare delle cose molto belle secondo me.